Spero che abbiate visto tutti il contest con il quale vi regalo una felpa, non questa, questa è dell'anno scorso, vi regalo quella di quest'anno, che ho fatto sul mio profilo Instagram. Avete tempo fino a domenica, quindi nel caso passate qui sotto in descrizione, andate sul mio profilo Instagram e partecipate a questo contest per avere una felpa gratis ufficiale originale della Juventus. E qui sotto in descrizione c'è anche il link per scaricare OneFootball completamente gratis sui vostri cellulari. Due operazioni semplici. Ci avviciniamo quindi al mercato invernale. Questo video nella chiara dimostrazione, nella testimonianza e per tutte le notizie c'è OneFootball. Non fatevele scappare assolutamente. È gratis, ci tengo a ribadirlo, come tutti i contenuti che vi porto qua sul canale. E questi contenuti molte volte sono agevolati, aiutati proprio da voi all'interno del mio canale Discord. Infatti per gli abbonati al mio canale Twitch, quindi le stanze esclusive per gli abbonati a Twitch e a YouTube, ovviamente non dimentichiamocelo, ho fatto questa richiesta. Ditemi un po' tutte le chiacchiere più importanti di questo calciomercato invernale, tema Juventus, lato Juventus. E quindi proprio voi mi avete aiutato a ricercare questi nomi che andremo a utilizzare in questo video, che sarà diverso dal solito, c'è stato tanto lavoro off camera per le grafiche e tutte queste cose qua, ma sono contento di potervi portare un contenuto diverso e spero anche qualitativamente elevato in una giornata diversa, una giornata di vigilia per il Parma. Allora, prima di tutto un mi piace per continuare a supportare dei video sempre nuovi, dei video anche fatti da voi. Cerchiamo di arrivare almeno a 3.000 like, lo so che non è assolutamente complicato per quello che è diventato e che sta sempre più diventando questo spazio web riservato a me, a voi e alla Juventus. Partiamo? Direi di sì, mettetevi comodi e via! Il primo nome è David Alaba. Perché Alaba? Perché ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021. Quindi Alaba, non rinnovando il contratto in questo momento, da gennaio potrà firmare per chi vorrà. Non ci sarà bisogno di pagare il cartellino. Se ne è chiacchierato tanto, sembra una situazione simile a quella di Eriksen dell'anno scorso tra Inter e Tottenham. L'Inter è arrivata, ha sborsato una ventina di milioni di euro e ha detto piuttosto che prenderlo a zero a giugno, dove potrei addirittura perderlo perché magari altre squadre potrebbero offrirgli di più di parte relativa allo stipendio, me lo prendo già adesso, così ce l'ho per la seconda parte di stagione. Poi lasciate stare che l'avventura di Eriksen all'Inter non sia andata proprio nel migliore dei modi e tuttora non stia andando nel migliore dei modi, ma Alaba è un giocatore indiscutibile, un giocatore che sarebbe utilissimo a questa Juventus, e la Juventus potrebbe eventualmente provare a pensare un ragionamento simile col Bayern Monaco. Ti do X milioni di euro, me lo dai subito perché ho bisogno di lui. Alaba sarebbe veramente il perfetto sostituto di Giorgio Chiellini, un giocatore che non è più giovanissimo, ha praticamente la mia età, siamo intorno quasi ai 30 anni, sarà per compiere 30 anni nei prossimi anni, nelle prossime stagioni, però è anche quell'età in cui un giocatore inizia a essere maturo al 100%, campione d'Europa in carica, titolare nel Bayern Monaco come centrale difensivo che si allargava quando il Bayern Monaco allargava i due centrali, faceva scendere Thiago Alcantara l'anno scorso, esattamente il movimento che richiede Pirlo ai suoi difensori centrali per fare un po' il terzino e un po' il centrale. Ne ho già parlato in un video che trovate qui sopra nelle schede precedente. Secondo me Alaba sarebbe veramente il prototipo, veramente l'ideale, il giocatore ideale per la difesa juventina, per il modo di giocare di Pirlo e per alzare qualitativamente il livello. Andrebbe benissimo come giocatore che va a sostituire Danilo, giocatore che va a sostituire Chiellini, giocatore che va a sostituire Alex Sandro, un giocatore di livello allucinante in Europa, un giocatore con un'esperienza europea atomica, e non dovreste prendere a zero per giugno o pagando qualcosina adesso al Bayern già ora. Non credo comunque che arriverà Alaba a gennaio, sono abbastanza convinto che questa sia un'operazione quasi impossibile, però se la Juventus dovesse fiutare un po' l'occasione e se Pirlo dovesse fare esplicitamente una richiesta di mi serve un centrale con queste caratteristiche, Alaba sarebbe il top colpo in difesa, veramente anche a costi contenuti. Bisogna poi ragionare sullo stipendio che sarà alto di conseguenza, perché Alaba è uno dei top player di questo reparto, è uno dei top player che va in scadenza per il prossimo anno. Sarei veramente contentissimo del suo arrivo. Poi c'è Manuel Locatelli, che è un centrocampista. È un centrocampista che la Juve più volte ha provato a prendere quest'estate. Il problema di fondo
era il cash, i dindini, perché il Sassuolo faceva di Locatelli una valutazione molto alta, intorno ai 40 milioni di caffè. E insomma, quando poi capisci che puoi prendere McKennie in prestito e poi valutarlo ed eventualmente riscattarlo poi successivamente, soprattutto in un momento di difficoltà e di crisi come quello che sta attraversando il calcio mondiale, anche relativo al Covid, uno ci fa un pensierino, dice delle due risparmio qualcosina e mi gioco le mie carte su una scommessa. Col senno di poi McKennie in questo momento è un titolare della Juventus, mi auguro che venga riscattato per una cifra comunque inferiore ai 40 milioni di euro, ma Locatelli nel Sassuolo, un Sassuolo che sta facendo veramente molto bene in questo momento, è uno dei punti di riferimento. Nella nazionale italiana è uno dei titolari, uno dei giocatori giovani italiani più promettenti in rampa di lancio e che in questo momento non gioca in una big. Locatelli ci farebbe benissimo partendo da questo presupposto. Problema sono sempre lì. Se il Sassuolo deciderà di aprire a un prestito con diritto, obbligo di riscatto, a delle cifre umane o con la possibilità di inserire delle contropartite tecniche, la Juventus dovrà per forza buttarsi di testa e cercare di acquistare il giocatore. Anche è vero che Locatelli dovrebbe metterci del suo, nel senso, se Locatelli ha necessità, ha voglia, ha la volontà di provare un'avventura in un club di alto livello come la Juve, dovrebbe partire lui e spingere col Sassuolo e fargli capire questa cosa, in modo che il Sassuolo possa anche un po' ammorbidire le proprie richieste. Se Locatelli va benissimo continuare la stagione al Sassuolo, terminare la stagione al Sassuolo, puoi pensarci, ci riproveremo quest'estate se non avremo altri colpi in testa. Locatelli sarebbe molto utile, potrebbe essere il vice Artur, potrebbe essere una mezzala, ora che abbiamo un centrocampista in più nello schieramento titolare, credo che sia necessario andare ad investire su un colpo a centrocampo. Vediamo se potrà essere Locatelli, a patto che non siano 40 milioni di euro secchi. Aouar è un giocatore che ha l'accordo con la Juventus, l'aveva detto Monblanc quest'estate, a patto che poi la Juventus riesca a cedere determinati giocatori. Quando si è liberato uno slot, quindi Douglas Costa, si poteva scegliere tra Chiesa e Aouar. Probabilmente anche Pirlo ha detto mi serve più un esterno in questo momento perché ho la necessità di coprire quel buco lì. Chiesa in questo momento, in questa prima parte di stagione alla Juve, secondo me ha fatto molto bene, può crescere ancora tanto, ovviamente il primo impatto con la Juve è stato questo e non lo condanno, anzi credo che sia stato un impatto positivo. Certo che Aouar potrebbe essere un giocatore in grado di darci quella qualità che a centrocampo spesso manca quando non c'è Artur, per dire, perché poi anche l'altro giorno si è visto palesemente, esce Artur, entra Rabiot, tasso tecnico va giù. E Aouar è proprio quel tipo di giocatore che può portarci anche dei gol freschi a centrocampo, cosa che ci manca se non McKennie, Ramsey, sono gli unici due che hanno la possibilità di inserirsi e fare qualcosina là davanti. Quindi non sarebbe male. Problemino di fondo, vediamo se il Lione ha volontà di cederlo già a gennaio e se la Juve ha facoltà di investire, perché anche qua si parla sicuramente di un colpo da tanti soldi. Si era parlato di Bernardeschi nella trattativa, Bernardeschi non è voluto andare a Lione insieme a De Sciglio, però De Sciglio magari potrà essere riscattato dal Lione ed ecco che qua la Juve potrà iniziare a fare un discorso, dato che comunque il rapporto tra le parti è ok. Non dimentichiamoci Douglas Costa, che in questo momento tra l'altro è a Monaco di Baviera per il discorso di Alaba, quindi potrebbe essere una roba similare. I club sono in buoni rapporti e quindi io do una mano a te, tu darai una mano a me. Vediamo se già a gennaio o comunque a giugno potrà esserci l'acquisto di questo centrocampista. De Paul è un altro di cui si è chiacchierato tantissimo in orbita Juventus, anche in orbita Inter, in orbita di tante altre squadre. Io ve l'avevo già detto in estate, credo che De Paul sia uno di quei centrocampisti, uno di quei giocatori col grafico verso l'alto, si impenna perché veramente è cresciuto in maniera allucinante. Da seconda punta, a prima punta, a trequartista, a esterno, a mezzala, a regista, a mediano, tutto. Polivalente, tecnico, sicuro, sta diventando leader di questo Udinese, uno dei veramente pochi giocatori su cui punterei occhi chiusi in Udinese, probabilmente l'unico in questo momento, e credo che potrebbe dare una mano incredibile alla Juventus anche in quel ruolo là di trequartista che poi si allarga sull'esterno, quello che abbiamo visto fare a Ramsey molte volte e che fa bene in fase di impostazione, un po' meno bene in fase di copertura. Invece De Paul potrebbe avere quel dinamismo necessario a coprire bene tutti e due i lati. Mi piacerebbe molto, ma anche qua il problema è sempre lo stesso e sarà sempre lo stesso da tutte le parti. Il vil denaro, la Juve non so quanti soldi abbia a disposizione in questo mercato invernale, sarebbe molto bello poter fare un colpo alla De Paul,
giovani di prospettiva, uno dei titolari della nazionale argentina che veramente puoi mettere in una qualsiasi posizione, uno dei giocatori per i quali Pirlo potrebbe impazzire divertendosi a spostarlo un po' qua un po' là a seconda del momento della partita. Vediamo se lui ha necessità di non terminare la stagione all'Udinese, che probabilmente non farà un campionato di alti livelli, e vuole provare magari a giocarsi le sue possibilità in Champions League, o vuole provare l'ebbrezza di passare la palla a Cristiano Ronaldo, vuole arrivare insieme a Dybala, dato che sono ottimi amici, a provare a fare qualcosa nella Juve. Telefonata, telefonate e ci si mette d'accordo. E proprio da questa telefonata, lo sappiamo, ormai è diventato un gesto bizzarro, dato che Agnelli e Minoraiolo l'altro giorno si sono fatti così, parliamo di Pogba, che è uno di quei nomi che era venuto fuori e che ci fa impazzire sempre. Ve lo ripeto ancora una volta, non credo, non penso che Pogba possa arrivare a gennaio, al di là del discorso del ragionamento legato al ma lui allo United ha detto di no, però c'è il discorso dei prestiti, questa roba di Agnelli. Credo che veramente le possibilità siano bassissime, però dentro di me c'è quella lucina, quella falsa speranza che mi dice: Luca, fino all'ultimo non è finita, perché veramente l'occasione di mercato, insieme a tutto il contesto, è anche vero che se arriva Pogba a gennaio, e penso possa arrivare solo in prestito con obbligo di riscatto a 60, 65, 70 milioni di euro, poi a giugno bisognerà fare delle uscite importanti lato ingaggio, che quindi poi tutto il discorso del rinnovo di contratto di Dybala vada un po' a sovrapporsi con quello che è l'ingaggio di Pogba. Quindi non dico che sia impossibile, quanto più che sia altamente improbabile. In questo momento forse i veri indiziati ad arrivare alla Juve sono uno tra Locatelli e De Paul, e anche qua a patto che gli stessi giocatori vadano a pressare la società detentrice del cartellino e del diritto alle prestazioni sportive, dicendo: ragazzi, è stato tutto molto bello, ma c'è la Juve che mi vuole e in questo momento vorrei giocarmi le mie carte. Pogba credo che finirà la stagione al Manchester United, e che poi in estate ci sarà una vera e propria telenovela Pogba, poi se Agnelli, Paratici, Nedved, chi per loro, vogliono farmi il regalo di Natale e portarmi il polpo Paul sotto l'albero, io veramente divento matto. Giroud è un altro nome chiacchierato. Io quest'estate non lo volevo, ma si parlava di Giroud come prima punta, quindi al posto di Suarez, al posto di Dzeko, al posto di Morata. E no, insomma, meno male che abbiamo preso Morata. Il problema è che ora ci serve un altro attaccante oltre Morata, perché quando scende Morata la palla alta non la teniamo mai. E quindi, come riserva e soprattutto solo in prestito, secco, per questi ultimi sei mesi, io Giroud me lo prendo, me lo porto a casa e ne sono contentissimo. Questo sarebbe un gran colpo di mercato. Giroud in prestito, che quando non gioca Morata, entra lui o negli ultimi minuti se dobbiamo sbloccare la partita, ti metto là davanti, tutti gli altri ti girano intorno, palla lunga, stop, la metto giù, Ronaldo, shoo, gol. E l'ultimo è Milik, ne ha parlato ieri Romeo Agresti. Torniamo un po' alla vicenda Eriksen, torniamo un po' alla vicenda Alaba. È un giocatore in scadenza di contratto, un giocatore che in questo momento è addirittura fuori rosa. Il Napoli chiedeva una marea di soldi, una quarantina, cinquantina di milioni di euro in estate, aveva fatto le visite con la Roma, non ha sbloccato Dzeko, quindi noi abbiamo virato su Morata, è stato un domino incredibile, e alla fine è rimasto a Napoli, fuori rosa, a giocarsi le sue carte. Però adesso lui può firmare con chi gli pare, e sappiamo che Milik e la Juventus avevano l'accordo. Era De Laurentiis che non aveva l'accordo con la Juve. La Juve ha provato, ti do Romero, ti do Rugani, ti do Bernardeschi, certo, non campionissimi, ma piuttosto che tenerti un giocatore fuori rosa, Napoli ha sempre detto no, voglio 40 milioni di Kukuz, allora te lo tieni lì. Adesso però che può firmare con chiunque, chi gli pare, da giugno, casualmente, prezzo ai 15-18 milioni di euro. Io capisco le dinamiche del mercato, sono anche dell'idea che la Juventus a sto punto dice: beh, se davvero riesco a prendere Giroud in prestito, prendo Giroud in prestito, non lo riscatto, al termine della stagione, faccio firmare anche Milik, arriva giugno gratis, 15 milioni di euro non te li do, mi ritengo io e poi ne parliamo, e Milik può andare dove vuole. Quindi non credo che Milik possa arrivare a gennaio per un discorso di lo prendo gratis tra 6 mesi, non mi conviene darti 15, 18, 20 milioni di euro ora. Poi vediamo, se proprio Giroud non può arrivare, potrebbe avere un senso logico anche questo. Io vorrei parlare anche un po' delle uscite lato Juventus, perché ovviamente abbiamo parlato degli ingressi, ma qualcuno dovrà andarsene. Credo che Khedira sia l'indiziato numero uno, lo sappiamo bene, è un giocatore che è fuori rosa come Milik dall'altra parte, e il suo procuratore sta iniziando un po' a lavorarci. Khedira più volte ha giurato eterno amore a Juventus, voglio rimanere, voglio giocarmi le mie carte, sicuramente non me ne andrò a gennaio. Adesso c'è qualche apertura, forse ha capito
rimasto deluso dalla situazione della Juve? Sì, ma anche noi tifosi siamo stati delusi di rivederlo in rosa, nonostante i patti fossero stati chiari, il protocollo era chiaro sin dall'inizio. Chi dirà, questa stagione non giocherà, è meglio che si trovi in altra squadra. È voluto rimanere, ha voluto provare a giocarsi le sue carte e ha capito che spazio non ce n'è. Quindi mi auguro e mi aspetto, ma anche per lui stesso, che possa trovare una squadra a gennaio. La Juventus sicuramente non vede l'ora di liberarlo a parametro zero, di svincolarlo, per non pagargli il resto dello stipendio, e credo proprio che uscirà. Un altro giocatore che potrebbe uscire è Federico Bernardeschi, anche se probabilmente, e ve lo dico molto in sincerità, non lo venderei in questo momento. Non lo venderei in questo momento, perché abbiamo visto che più volte Bernardeschi può essere utile negli ultimi minuti di partita, o comunque può essere un cambio interessante. Non ho cambiato la mia idea, credo che Bernardeschi non abbia il livello da giocare in questa Juventus, è sicuramente un gradino sotto a tutti gli altri, ok? Però abbiamo visto che Pirlo lo sta utilizzando sempre più frequentemente, lo spazio lo sta trovando nella sua posizione, quindi quarto di centrocampo nel 4-4-2. E se non deve fare il titolare, siamo sempre lì. Piuttosto che avere un giocatore in meno, mi tengo un giocatore in più che non sarà di livello assoluto. È un po' il discorso che facevamo per Rugani l'anno scorso. Quante volte abbiamo letto Rugani vattene, Rugani out, Rugani non ci servi. E quest'anno abbiamo quattro centrali di difesa. De Ligt, Bonucci, Chiellini, Demiral. Chiellini non c'è mai. Demiral, chi l'ha mai visto? Sembra Ronaldinho. Abbiamo due centrali, per fortuna si è adattato anche Danilo. Rugani, da schifo assoluto per tanti tifosi l'anno scorso, e io ve l'ho sempre detto, è un lusso avere 5 difensori al quinto Rugani, anche quest'anno, per quanto non sia un fenomeno, avrebbe fatto comodo lì, per non doverci reinventare sempre la difesa e tutte queste cose qua. Quindi, se proprio nessuna squadra mi fa un'offerta interessante per Bernardeschi come prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma solo prestito secco, piuttosto che darlo in prestito secco, come abbiamo fatto con Douglas Costa, che in questo momento, secondo me, almeno un giocatore in più nella rosa della Juve serve, me lo tengo. Non so se siete d'accordo con me, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Quindi ragazzi, vi ho dato un po' le mie impressioni sui nomi maggiori, quelli che sono circolati, i nomi chiacchierati. Vi ho detto chi secondo me potrà arrivare, chi secondo me potrà partire, ma voglio sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti. Fatemi sapere anche se questo format un po' diverso dal solito vi è piaciuto. Io spero di sì, so che il video è stato un po' lunghino, ma spero che abbiate apprezzato. Noi ci vediamo ancora qua su YouTube per Juve Parma, tutti i post partita di questa roba qua, e su Instagram, dato che c'è il contest aperto. Non fatevi sfuggire la possibilità di vincere la felpa, anche se non sarà questa, perché come vi ho già detto, questa è quella vecchia, quindi io vi do addirittura quella nuova. Trattati benissimo qua, signori.